ho 50 grammi di mandorle e 50 grammi di avena. Metto tutto nel mix. 50 grammi di cacao amaro e 150 grammi di farina 00. Chiudiamo e frulliamo il tutto. 2 uova medie a temperatura ambiente, mi raccomando, e le rompiamo. Montiamole a lungo, devono triplicare di volume. Ricaviamo il succo delle arance. Se non vi piacciono le arance, potete fare questa ricetta sostituendo il succo d'arancia con del latte o semplicemente con dell'acqua. Aggiungiamo a questo punto le polveri. Aggiungiamo 150 ml di succo d'arancia e mescoliamo bene in questo modo. Come ultimo ingrediente, un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Io lo setaccio. Un'ultima mescolata. E infariniamo. Io, siccome ho finito la farina, uso il cacao amaro. Ed ecco qua il ciambellone pronto, a cuocere per 30 minuti a 180 gradi. Passiamo un coltello intorno. Mamma mia ragazzi, c'è un profumo. Questo è quello che è rimasto della torta, è buonissima, non è bella ma è buonissima. Se volete potete spolverare con un pochino di zucchero a velo. Adesso la taglio a fettine. La consistenza è molto simile alla caprese, però è più leggera perché si fa senza burro. La taglio in piatto, ottima con il caffè oppure con il tè. Mi dispiace che non sono riuscita a farvi vedere quanto era più carina, perché ce la siamo divorata. Guardate che meraviglia, è veramente super buona e si scioglie in bocca, ragazzi. Adesso la piatto e vi faccio vedere meglio. Sa tantissimo d'arancia, è molto umida, veramente molto molto buona. Se vi piace la torta caprese, adorerete questa ricetta.